まず脚本はオリジナルなんですけど、la storia va detto che è originale, quindi il copione, la sceneggiatura è totalmente originale. Lo spunto è derivato da un libro che è stato scritto da una persona che lavorava come addetto alle pulizie in un love hotel, che sono gli alberghi aurei giapponesi, e quello appunto è stato lo spunto iniziale del progetto. E invece per quanto riguarda il Kabukicho, si tratta di una parte integrata nel distretto che si chiama Shinjuku ed è nota per avere al suo interno molti locali cabaret, bar, club e appunto nelle vicinanze anche molti di questi alberghi aurei love hotel. Per questa ragione, in questa area si trovano spesso delle, chiamiamoli dei rappresentanti della Yakuza, cioè della mafia giapponese, sia appunto giapponesi, ma anche della Yakuza coreana. E quindi possiamo dire che si tratta di questo scambio mafioso, dove diciamo c'è questa zona, chiamiamola di diritto mafioso, dove non è che questa gente ci abiti, comunque ci si può imbattere con una certa frequenza. E accanto al Kabukicho c'è la zona chiamata Korean Town, dove troviamo molti locali per mangiare, per bere, di origine di matrice coreana. E sì, il periodo dedicato alle riprese è stato di sole 2 settimane. Va detto che però il tempo utilizzato per le riprese in una singola giornata erano circa 20 ore. Ad esempio, per quello che riguarda l'ultima scena in cui c'è l'attore e l'attrice coreani nella vasca da bagno, quella scena è stata ripetuta per 20 chak. E anche dentro di me comunque non riuscivo ancora ad avere quel livello di soddisfazione che mi interessava, quindi nel giorno successivo abbiamo fatto almeno credo altri 5 chak, quindi di sicuro abbiamo superato la ventina e ci sono stati anche questi episodi inerenti le registrazioni, le riprese. Inoltre lo staff, il mio staff è sempre lo stesso, quindi anche se non gli spiego assolutamente tutto quanto nel dettaglio, loro sono estremamente efficienti nel sapere cosa bisogna fare, quindi il lavoro di squadra è davvero molto efficace da quel punto di vista. Beh, per i pink movie va detto che se c'è la cosiddetta bed scene, la scena del letto, riesci a completare la tematica che desideri trattare. La cosa poi che può essere anche interessante nei film veri e propri è quello di poi inserire anche un po' quella che è proprio il proprio pensiero, la propria idea, la propria ideologia. Poi anche la caratteristica dei pink movie e che diventano la base, il modello per le riprese dei film anche più grandi, perché per i pink hai al massimo 4 o 5 giorni a disposizione, quindi un periodo molto compatto per le riprese, e quello ti dà la base poi per riuscire a sapere come espandere in termini più grandi, in termini di maggior arco di tempo. In realtà il perché di questa domanda, quindi la risposta, andrebbe chiesta probabilmente allo sceneggiatore. Quello che posso dire io è che ho l'impressione che nelle scelte di vita le donne siano quelle che fanno realmente le scelte, anche semplicemente il fatto di andare in un albergo a ore. Se l'uomo propone alla donna di andare in un albergo a ore e l'uomo glielo proporrà sempre, se la donna dice no, beh, in quel momento è finita, non si va. Se invece è la donna a proporlo all'uomo, l'uomo di sicuro le dirà di sì. Quindi ecco, c'è sempre questo livello decisionale del gentil sesso. I visitatori, gli spettatori del festival di Busan sono molto ben al corrente della situazione giapponese e sono anche ben al corrente del fatto che ci siano queste problematiche di hate speech, di questi discorsi d'odio che vengono portati a volte ai lati della strada. Quindi sapendo di questa realtà quotidiana, non hanno avuto un
una reazione in tal senso. Si sono probabilmente resi conto che si tratta di una delle realtà del Giappone e quindi, come dire, nei confronti di questo hate speech che io ho presentato nel film non c'è stata alcuna reazione, perché è appunto un elemento di realtà. E per il commento che avevi fatto sulla attrice coreana e il fatto che magari potesse sembrare che io ho dimostrato un certo tipo di affetto nei suoi confronti, va detto che lei ha una grandissima forza recitativa, molto interessante, molto valida, e quindi ciò ha suscitato poi successivamente ancora di più il mio interesse, e il risultato è quello che avete visto. Ma non è che abbia cercato di enfatizzare in modo particolare il suo personaggio o lei all'interno del film. Volevo che la realtà della vita di varie persone, di varie coppie all'interno di questo film venisse ritratta, e in mezzo a questo c'è stata anche la sua recitazione così convincente. C'è stata gente che mi ha fermato per dirgli che l'aveva trovato interessante, e sono stato anche felicissimo del fatto che nella scena finale, dopo i titoli di coda, ci sia stato così queste voci di incoraggiamento, questi applausi che mi sono stati inviati e che davvero mi hanno fatto molto piacere.